Prendono il via nell'ambito delle iniziative per la tutela del patrimonio arboreo e del verde pubblico le attività di potatura e messa in sicurezza degli alberi in alcune strade della città. Questa mattina, grazie al contributo dell'associazione Alla Foce del Sebeto, che ha concesso a titolo gratuito un cestello aereo e un potatore, sono partiti i primi interventi in piazza 4 giornate al Vomero. Seguite dall'architetto Francesco Gambardella, le attività di potatura saranno monitorate da personale del servizio verde della città e si estenderanno nei prossimi giorni in via Saverio Altamura e via Bernardo Cavallino. Realizzeremo interventi di potatura arborea a partire da piazza 4 giornate e a procedere per via Saverio Altamura, via Bernardo Cavallino, via Domenico Fontana fino a Capodimonte, piazza Carlo III. Gli interventi erano necessari e occorreva innanzitutto creare una mappatura della zona sulla quale intervenire, cosa che l'associazione sta preparando grazie alla collaborazione dell'architetto Francesco Gambardella e soprattutto alla collaborazione dell'imprenditore edile Bettini Aniello, il quale ha messo a disposizione del tutto gratuitamente forze, persone e soprattutto strumenti con un cestello che permette la potatura ad alta quota. Io non ho fatto altro che riportare graficamente con delle foto aeree tutto l'itinerario, anche per consentire una mappatura e quindi essere a conoscenza e individuare in particolare l'albero, la natura e anche le problematiche che può avere la pianta di per sé. Presenti questa mattina con i rappresentanti dell'associazione, l'assessore al verde e alla qualità della vita Maria D'Ambrosio ed il presidente della Commissione Ambiente Marco Gaudini. Un'iniziativa importantissima che l'amministrazione e l'assessorato al verde ha accolto favorevolmente e un grazie particolare va alla presidente dell'associazione Alla Foce del Sebeto, la dottoressa Gerola, che praticamente insieme all'architetto Gambardella sono venuti in assessorato proponendomi e regalando a tutta l'amministrazione questo giro di potature che avverrà in 4 settimane lavorative a far data da oggi sino credo al 13 di dicembre. Però un grazie per me va anche al servizio Politiche Attive del Lavoro che ha messo a nostra disposizione i lavoratori socialmente utili che faranno parte attiva di questo percorso di potature.